Vi presento il nostro esperto Gianluca Gaudio. Ciao Costantino. Oh. Buonasera. Buonasera. L'esperto Gaudio vi spiegherà tutto di ogni oggetto. È un irrigatore del 1930. Si chiama Sambo. E potrebbe far pensare magari ad una collezione detta Black Americana. Black Americana ovviamente si riferisce a un periodo di collezionismo in America che va dal 1900 al 1950. Ha mai visto come funziona un irrigatore? Lei Costantino, caro Costantino, sa come funziona? Sì, spruzza l'acqua nel giardino. No, no, è troppo semplice. Questo è un normale irrigatore. Il Sambo praticamente ha questo braccio morbido collegato da un anello che unisce sia il gomito che la spalla e quindi con il getto d'acqua, il getto d'acqua sollevava, sì, no, il braccio. Oltre ovviamente a questo movimento si univa il movimento della pedana, perché su una pedana girevole, quindi con lo spruzzo faceva così. Con la pressione dell'acqua. Con la pressione dell'acqua. Spruzzava acqua. E quindi ovviamente continuava ad irrigare ad ampio raggio, no? Rispetto a un classico irrigatore. Lei è un perfetto Sambo, esperto Gaudio. Sambo Gaudio. Risale all'epoca cretacica. Ok, quindi stiamo parlando circa tra i 145 e i 65 milioni d'anni fa. Mamma mia. Proviene dal Canada, è il rappresentante nordamericano più famoso di questa famiglia, è il cosiddetto Tyrannosaurus Rex, il T-Rex più conosciuto. Direi che vi ha affascinato il racconto dell'esperto Gaudio? Sì. Però l'esperto Gaudio vi spiegherà tutto sul divinissimo cigno di More Orfei. Il circo Orfei ha segnato alcune tappe importanti e fondamentali nella storia del circo a livello italiano, passando dall'estetica della grande attrazione dei primi anni 70 fino ad arrivare al colossale circo sul ghiaccio con due piste, una ghiacciata e una tradizionale. Questo è stato proprio l'apice, no, dell'estro e della maestosità della famiglia Orfei. È un'immagine sublime, esperto Gaudio. Il cigno è in vetro e resina, azionato da un motore per poter ovviamente scivolare sul ghiaccio. Moira lo manovrava, vedete, con una leva posta dietro al collo del cigno. Quindi il cigno è motorizzato. Esattamente. E funzionante. Sì. È la cosa più bella che ho visto in vita mia. È un carretto del gelato con bicicletta proveniente dal Gelato Museum Carpigiani. Il triciclo è dotato di un sistema di illuminazione alimentato a carburo. A quei tempi il gelato era refrigerato grazie al fatto che nei pozzetti veniva inserito una miscela frigorifera composta da sale da cucina con 8 parti di ghiaccio tritato. Questa salamoia dava la possibilità ai venditori di proseguire la vendita itinerante per almeno 2 ore. Era il 1860 quando un migliaio di volontari al comando di Giuseppe Garibaldi partì nella notte tra il 5 e il 6 maggio da Quarto per raggiungere il regno delle due Sicilie. Lo scopo di questa spedizione fu di appoggiare le rivolte scoppiate nell'isola all'epoca e capovolgere quindi il governo borbonico. I volontari sbarcarono l'11 maggio presso Marsala. La spedizione dei Mille fu ricordata con l'emissione di questa medaglia. Autografate. Anzi, merita un applauso sicuramente. Esperto Gaudio, non chiami gli applausi, la ricordo che non è Giletti. Calafracci entra a soli 10 anni nella scuola di danza del Teatro La Scala di Milano e nel 1956 diventa prima ballerina, étoile della Scala. Calafracci ovviamente ha sottolineato con una frase l'importanza delle scarpe da ballo. Solo se si è sicuri di quello che si vuole, ci si dimentica che dentro le scarpette di raso i piedi sanguinano.
Ci sono quindi tracce di sangue dentro quelle scarpette, esperto? Certamente. Queste le ha usate, Carla Fracci. È un 33 giri in edizione turca di Obscured by Clouds, album dei Pink Floyd. Per un tragico errore di stampa, sulla copertina riporta una foto dei Queen. I turchi hanno sbagliato e hanno messo i Queen in copertina. Mi segua. La seguo, sì. La seguo. Mi scusi, esperto Gaudio, mi scusi. L'album Perdono. Originale esce nel 1972 in Inghilterra, questo turco, è stato stampato nel 78. Quindi non solo è stato sbagliato il gruppo in copertina, ma sono passati ben 6 anni dalla copertina originale. E facciamocelo portare qui da noi, da una delle nostre meravigliose addette. Vi do 2 informazioni in più su questo fischietto utilizzato durante il mondiale del 1930. Primo mondiale di calcio della storia. Guarda che roba. Bello, Questi mondiali sono passati alla storia proprio per essere stati disorganizzati, un disastro. Defezioni, problemi logistici, squadre che non si presentavano, arbitraggi casuali, campi impraticabili. Certo. Questo è il fischietto usato dall'arbitro John Langenus, un belga. La partita durante il quale venne usato era la finale Uruguay-Argentina. La cosa particolare è che John non era un arbitro, ma il capo di gabinetto d'Anversa. Lui accettò l'incarico, però soltanto 2 ore prima della gara, dopo aver ovviamente ricevuto tutte le garanzie richieste, ovvero una polizza assicurativa sulla vita. Mamma mia. E di poter scappare esattamente alla fine, terminata la partita, su una nave diretta in Europa per rientrare. Certo. No. La tuta spaziale è appartenuta a Jean-Luc Chrétien, il primo uomo dell'Europa occidentale ad andare nello spazio. Ci andò il 26 novembre 1988 per la missione Aragaz. Una missione che è accaduta veramente? Certo. Non un complotto della CIA? No, assolutamente. Inizialmente il lancio era programmato per il 21 novembre, ma venne spostato successivamente al 26 per consentire al presidente francese François Mitterrand di poter assistere direttamente a questo spettacolo. Ma Chrétien era un po' basso? La vedo piccolina la tuta. Si direbbe di sì. E appunto un collier appartenuto ad Agatha Christie, la scrittrice di gialli più amata di tutti i tempi. Winston Churchill la descrisse come la donna che dopo Lucrezia Borgia è vissuta più a lungo a contatto con il crimine. Ha pubblicato 80 romanzi, tradotti in 45 lingue, venduto più di 2 miliardi di copie e dato vita a 2 tra gli indimenticabili personaggi della letteratura, Poirot e Miss Marple, e anche uno dei gialli più famosi, l'assassino sull'Oriente Express. Il gioiello è stato creato nel 1912 e faceva parte della collezione privata di Agatha Christie, che lo acquistò negli anni 40. Furono prodotti solo 11 esemplari come questo. Adesso raccogliete tutte queste informazioni nella vostra mente.